Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento con la fase 2 della Marvel. Oggi si parla di Captain America The Winter Soldier, il soldato d'inverno, film scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, che erano già autori del primo Capitan America e hanno collaborato alla sceneggiatura di Thor The Dark World, e diretto per la prima volta nella storia della Marvel dai fratelli Russo, registi che poi hanno curato Capitan America Civil War, ma soprattutto gli ultimi due Avengers, Infinity War e ovviamente Endgame. Capitan America 2, ah, che sollievo. Capitan America 2, quando l'ho visto al cinema, sono uscito da quella visione, contento, divertito, dove ho visto un film Marvel dove cazzo finalmente ti fa ragionare su qualcosa, dove c'è un sottotesto, dove c'è della politica, dove c'è del sociale. La scena chiave, la scena clou del film, Samuel L. Jackson, Nick Fury che porta Capitan America nel palazzo dello Shield, in cui gli fa vedere tutte le protezioni, tutte le armi che stanno costruendo dopo l'attacco degli alieni di Loki nel primo Avengers, e Samuel L. Jackson, Nick Fury che dice: questa è la nostra protezione, Capitan America, questa non è protezione, questa è paura. In quella frase c'è tutto quello che un film Marvel non ha negli altri 27.000 film che hanno fatto. Ma Capitan America 2 è veramente bello sotto qualunque punto di vista: fotografico, registico, interpretativo. Chris Evans ha dimostrato quanto può essere figo Capitan America, la faccia du cazzo di Iron Man, che invece è quello che tutti amano perché è simpatico e figo e basta. No, cazzo, Capitan America è l'eroe, Capitan America è il personaggio, è il cuore di tutto, è il vero eroe della Marvel, e in questo film ti dimostra quanto cazzo può essere bello. Ora, al di là poi del discorso, si fa per scherzare, di come uno può preferire un personaggio all'altro, ma Capitan America 2 è sicuramente uno dei migliori cinecomics non solo della Marvel, ma proprio in generale degli ultimi 20 anni. È proprio un gran bel film, fotografia, le musiche di Henry Jackman veramente toste, tese, c'è molto clima politico, c'è molto clima di suspense teso alla Alfred Hitchcock, che ricorda moltissimo Intrigo Internazionale per moltissime sequenze, per moltissime scene. Anche la scena dell'agguato a Nick Fury è veramente bella. Poi c'è questo cattivo, questo soldato d'inverno, che poi vabbè, ormai sappiamo tutti chi è, cioè l'amico di Steve Rogers, va bene, Bucky, tutto quello che vogliamo, ma quando arriva le prime scene che si confronta con Nick Fury, poi con Capitan America, poi con la Vedova Nera, porca mignotta che figo. Cioè, quello è un cattivo, cazzo. Per la prima volta dopo Loki, e parliamo ormai di 8-9 film usciti, quindi due cattivi belli su 9 film, è grave, molto grave. Però insomma, finalmente qui funziona tutto. In Capitan America 2 veramente è un film che non si può dire che ovviamente senterà difetti, perché non si può dire, però è un film veramente bello, ben fatto, ben scritto, ben diretto e ben interpretato, che è quello che si chiede a un film che ti costa 200 milioni di dollari, cazzo. Cioè, c'è da dire che ne venivamo da Thor 2, che invece era uno dei peggiori cinecomics degli ultimi 20 anni. Per fortuna Capitan America 2 riporta in equilibrio la situazione, regalandoci delle emozioni veramente molto molto belle. Tra l'altro non solo è un film che parla molto bene di politica, di socialità, di temi importanti, ma soprattutto inserisce una serie di tasselli e di personaggi fondamentali per il futuro della Marvel. Basti pensare al personaggio di Falcon che arriva in questo film. Quindi, al di là poi del fatto che il film sia veramente molto bello, è un film molto importante per la timeline della Marvel. Non a caso i fratelli Russo che hanno diretto questo film poi sono stati anche scelti, sia per la qualità di questo film, sia perché poi hanno toccato gli elementi più importanti dell'universo Marvel, almeno quelli emotivi, tra Steve Rogers e Tony Stark in Civil War, tra Steve Rogers e i suoi colleghi, i suoi compagni in questo film. In questo film c'è molto di John Wick nello stile dei combattimenti, l'avevo parlato forse anche nel video degli Avengers. I combattimenti fin della Marvel erano molto stretti, era una sorta di montaggio che ricreava una coreografia, che ricreava un combattimento. Qui invece no, qui ci sono proprio gli stunt che combattono, e quindi la regia è sempre, quasi sempre in totale, vedi veramente i combattimenti in tutto e per tutto, non c'è il montaggio che te li fa. Ovviamente ci sono delle situazioni in cui è il montaggio che si inserisce, ma anche solo la scena in cui Steve Rogers arriva su questa nave, inizia a far secchi tutti quelli che incontra, è quella una scena molto figa, aiutata ovviamente da un reparto tecnico veramente perfetto, da una musica e un effetti sonori veramente molto potenti. Robert Redford interpreta il cattivo di questo film, il vero burattinaio, per così dire, di questo film, ed è, di nuovo, dà un tocco al film molto importante dal punto di vista attoriale, ma soprattutto dà al film un tocco adulto, perché il cattivo di questo film
non è tanto un uomo, è proprio il male. È il nazismo che è rimasto nella mentalità degli americani anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. È il razzismo, è il nazismo, è la voglia di sentirsi superiori, di credere di essere superiori. L'operazione Paperclip, che viene citata, mi sembra, nel film, è un qualcosa che è realmente esistito. Io la conosco perché la prima volta che ho sentito parlare dell'operazione Paperclip è stato proprio in X-Files, nel 95, nella stagione 3, in cui alcuni scienziati importanti tedeschi sono stati perdonati dal governo americano per le loro conoscenze. E le loro conoscenze sono state usate dal governo americano. Quindi hanno fatto, tra virgolette, infiltrare la mentalità nazista nel governo americano. E quello che pensavamo fosse il bene, quindi lo Shield, era in realtà contaminato dalla mentalità nazista degli anni 40 dei tedeschi. Una cosa molto bella, molto profonda, molto forte, una roba piuttosto importante, no? La tematica del noi siamo dalla parte giusta perché so di essere dalla parte giusta, ma se in realtà non fosse così. Ed è una tematica che, per carità, avevamo già visto, però la Marvel no, in un film più che altro rivolto a un pubblico adolescenziale per ragazzini no, quindi è stata veramente una roba bella. Io mi ricordo anche solo il pilot di Alias inseriva già questa tematica, o addirittura andando ai prequel di Star Wars con una bellissima frase che dice il personaggio di Natalie Portman a Anakin Skywalker: e se la Repubblica che noi stiamo cercando di salvare fosse in realtà il male che dobbiamo distruggere? E cosa che effettivamente era vera, perché il male si era insediato all'interno della Repubblica. Quindi non è nulla di nuovo, non è nulla di così trascendentale, ma all'interno della cinematografia Marvel era ovviamente una cosa molto originale e soprattutto molto profonda, che a tutti gli altri film mancava. Scena memorabile è ovviamente la scena dell'ascensore, ripresa in maniera magistrale dai fratelli Russo, girata divinamente dagli attori all'interno di quell'ascensore, ma soprattutto ripresa, proprio letteralmente ripresa citandola, nel finale di Endgame, in cui Capitan America entra di nuovo nell'ascensore, è una scena molto simile, con un finale completamente diverso, che va a citare, credo, una graphic novel di Capitan America. Ma comunque, insomma, la scena dell'ascensore è un cult assolutamente dei film d'azione degli ultimi 10 anni, è girata veramente molto bene, su quello non si può dire assolutamente niente. Quindi, insomma, grande film, sicuramente il miglior film della fase 2, senza se, senza ma, adesso non saprei neanche quanti film sono nella fase 2, direi Iron Man 3, Thor 2, Capitan America 2, Guardiani della Galassia 1, Ant-Man Avengers 2, sicuramente Capitan America 2 è il miglior film della fase 2 ed è anche assolutamente la trilogia di Capitan America, la migliore trilogia all'interno del Marvel Cinematic Universe, è quella più coerente, ma soprattutto è quella che mantiene un livello medio-alto nei propri film. Quindi assolutamente Capitan America 2 Winter Soldier è un film assolutamente da guardare, anche se non si è fan della Marvel, perché è un grandissimo, grandissimo cinecomics.